Ancora decorazioni mostruose per Halloween. Allora, ecco qua dei belli scheletri. Questi sono un pochino più grandi, insomma, fate voi la misura che più vi piace. Allora, ve lo facciamo vedere con un foglio. Abbiamo preso il foglio a 4, l'abbiamo diviso per lungo a metà. Dopodiché lo pieghiamo e lo ripieghiamo. E lo ripieghiamo ancora. Facciamo la fisarmonica. Ora ce lo siamo già disegnato e poi lo ritroverete sul sito con la mascherina. Eccolo qua, una volta piegato, che cosa vi deve venire? La parte centrale è questa. I nostri scheletri rimangono uniti tramite questi due punti, cioè il braccio e la gamba. Noi andiamo a copiare il nostro disegno. E ora con le forbici ce lo togliamo. Modella un po' la spalla. Allora, dopo prendiamo un po' di scivoli più fini, più piccole, per fare particolari e quindi per ritagliare questa parte interna, il braccio. Adesso dobbiamo fare le coste. Allora, per fare questo noi ripieghiamo ed è stato piegato in questo modo e qui ci si vanno a tagliare le nostre coste. Più ne fate più carino è. Ora non me ne entrerà più di 3 comunque. Poi li potete fare della grandezza che volete in realtà questi scheletrini, eh.
dovremmo fare anche qua l'osso del bacino, eccolo qua, un pochino più grande in fondo, sempre con la stessa piegatura. Andiamo ad aprire, vediamo cosa è venuto fuori. Ecco il nostro scheletro. Se vi piace potete aggiungervi anche in alto gli occhi. Buon Halloween a tutti!